Un incendio le cui cause sono ancora in corso di accertamento è divampato nella notte tra martedì e mercoledì all'interno del deposito della ditta Ecogreen, azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani a Peschici nel Foggiano. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di due presse a motore che servono per compattare la carta. Il rogo è stato domato dopo qualche ora dai vigili del fuoco. I danni sono ancora in corso di quantificazione. Non si esclude la natura dolosa delle fiamme. Per ricostruire l'accaduto, i carabinieri hanno acquisito filmati delle telecamere a circuito chiuso del deposito. In Puglia vogliamo tutelare salute e benessere di tutti e tutte, rimuovendo, proprio come dice la Costituzione, gli ostacoli ancora esistenti anche in termini culturali e non solo strutturali. Così il governatore Michele Emiliano commenta l'attivazione del primo centro di disforia di genere nel Policlinico di Bari. Arriva dopo 18 anni di sperimentazione, un passo importante, fa sapere Titi De Simone, consigliere del presidente per l'attuazione del programma. Proseguirà anche con il tavolo tecnico sulla medicina di genere, avviato a breve insieme al Dipartimento nel solco dell'attuazione dell'agenda di genere. Il bianco della purezza sulla zona Monti dopo il verde scelto per la scorsa edizione, le proiezioni sul belvedere Trullo Sovrano, gli addobbi per le strade ma anche l'albero di Natale di 20 metri e la pista di ghiaccio in largo Martellotta. Tutto pronto nella capitale dei Trulli per il Natale ad Albero Bello e il via a Christmas Light 2021, martedì 7 dicembre al Canar della Sera. Come da tradizione le case a cono si accenderanno di colore in coincidenza con la festività dell'Immacolata e l'anniversario del riconoscimento UNESCO, del quale proprio quest'anno ricorre il 25ennale.